Ciao a tutti, sono qui Jill Cooper, sono qui tornata con Intermittent Fasting, che vuol dire digiuno intermittenza. Dove ho scoperto Intermittent Fasting? L'ho scoperto su un TED Talk di una persona che spiegava perché molte religioni parlano di questo voglio di fare digiuni, no? Perché c'è il Ramadan. Nella Bibbia Gesù ha fatto digiuno per 40 giorni e 40 notti, cioè, so. Però mi sono sempre domandata perché lo fanno. Lo fanno per una questione spirituale? Perché lo fanno queste cose? Invece ho trovato questo medico che la spiegava dal punto di vista fisiologico. Quando noi cominciamo a fare un digiuno, che cosa succede al nostro cervello? Il nostro cervello crea più connessioni neurologici tra neuroni proprio di essere più vigile e più attento di cercare altro cibo. Così, stranamente, anziché diventare un po' più storditi quando facciamo un digiuno, diventiamo più allerti, più concentrati. Ho detto che figata. Allora, siccome io ho 49 anni, sto andando per la 50, siccome sono estremamente legato alla lucidità mentale, perché mi piace studiare, mi piace scrivere, mi piace lavorare con voi, io sono in questo momento molto attenta sia al cervello che ai muscoli, perché i muscoli, là dove risiede la mobilità, la fluidità, l'energia e anche il metabolismo. Ma ritorniamo su questo digiuno. Allora, questo digiuno, innanzitutto, ho cominciato a leggere destra e sinistra. Tanti si chiamano intermittent fasting. Ci sono le persone che parlano delle 8-16, che vuol dire che devo mangiare tutto quel mio cibo in una finestra di 8 ore e rimango a digiuno da 16 ore. L'ho provato, è un po' impegnativo, però quello che ho trovato che è la più facile in assoluto sono le 13 ore. Allora, vuol dire se io finisco a mangiare alle 9 di sera, non mangio fino almeno le 10 del giorno seguente, ok? In Italia di solito noi finiamo la cena ancora più tardi, verso le 10, questo vuol dire io non mangio fino alle 11, alle 12 del giorno seguente. Lo so, state già dicendo, no Gil, ma questo è difficile, io non lo posso fare, ma che sei matta, io devo mangiare assolutamente il mio cornetto la mattina. Innanzitutto, cioè, non mi fai commentare sui cornetti perché hanno grassi trans, pieno di zucchero, sa tutto. Comunque non te la consiglierei di mangiare un cornetto per prima colazione. Però vi posso garantire, dopo pochi giorni, non ti manca la prima colazione. Sì, mi prendo i miei integratori, mi prendo un tè o un caffè e poi parto la mia giornata e di solito, personalmente, mi faccio un frullato di latte di cocco e frutta alla base dell'ananas, con il gambo dell'ananas dentro, frutti di bosco, e zenzero, tantissimo zenzero, e la mangerò verso il mezzogiorno. Questo a questo punto diventa una sorta di prima colazione pranzo e poi faccio uno spuntino verso le 4, che può essere un'insalata, può essere altre verdure. Mi piace comprare le verdure anche già fatte o farle la sera prima, le porto con me, come i broccoletti, cicoria, l'endivia, perché mi piace cuocerlo, farlo appassire e lo mangio volentieri e poi mangerai la cena. E questa ti aiuta non solo dal punto di vista metabolico, vedrai che perderai peso, ma noterai anche molto più energia, la pelle che risplende. E l'altra cosa, il nostro fisico è stato programmato di vivere a digiuno. Si è comprovato con i topolini, con studi su esseri umani e quant'altro, che quando si diminuisce l'introito calorico da 20 a 30%, i topolini vivono molto più lungo. Cioè, questo è accaduto perché l'hanno notato negli anni, per tenere in vita, questo è triste ma vero, per tenere le cavie in vita, riducendo il loro introito calorico, vivevano di più. Ma anche noi ragazzi, i nostri nonni non mangiavano così tanto, mangiavano un pranzo importante, la cena era un brodino, era magari un pezzo di formaggio con un pezzo di pane, non mangiavano tre volte tanto durante l'arco della giornata. Allora, intermittent fasting, ok? E c'è un altro bellissimo ricerca fatta da Walter Longo, vi consiglio di prendere il suo libro, si chiama La dieta della longevità, e lui parla anche di tutti i benefici della sua dieta mimi digiuno, pluri studiato, tantissime scienze dietro questa dieta, che addirittura si dice che è quasi più potente della chemioterapia. Aspetta, alt, no,
Io sono totalmente pro le medicine tradizionali quando ci sono problemi gravi, però abbinando la mimi digiuno alla chemioterapia si hanno visto che ci sono risultati ancora migliori per le guarigioni. Allora, digiuno intermittenza vuol dire di mangiare almeno soltanto in una finestra tra 11 ore o meno al giorno, vuol dire di fare almeno un digiuno di 12-13 ore al giorno. E questa addirittura le donne che hanno, questo è un altro studio scientifico, le donne che fanno un digiuno di almeno 13 ore al giorno riducono o prevengono i tumori al seno al 30% in più. Insomma, c'è veramente tanta scienza indietro questa fasting ad intermittenza, e vi invito di leggere, ok? Perché c'è tantissimo scienza, ci sono tantissime ricerche, e ti devo dire che mi trovo molto bene così. Il nostro digiuno a intermittenza, una finestra che può partire di 10 ore al giorno, poi man mano vedrai che diventa anche più facile mangiare tutte le tue calorie in 8 ore al giorno. Fantastico, aiuta anche il nostro corpo a ripararsi, rigenerarsi, rimanere giovane e rimanere sano. Ti aspetto al prossimo vlog insieme, mi raccomando, scrivete le vostre domande qua sotto così io posso ascoltare tutto quello che volete sapere su il mondo mio, cioè di benessere psicofisico, spirituale e ovviamente fisico. Alla prossima, ciao!